Per ricevere e gestire i messaggi del tuo account Aruba, utilizza l'app Mail del tuo iPhone. La prima volta che apri Mail, ti potrebbe venire richiesto di aggiungere un account. Nella finestra di dialogo viene visualizzato un elenco di domini di account email. Tocca Altro. Se stai già utilizzando uno o più account email con l'app, vai su Impostazioni, scegli Mail, Account, Aggiungi account, Altro, Aggiungi account mail. Su Nome, inserisci il nome che desideri venga visualizzato dai destinatari dei tuoi messaggi di posta elettronica. All'email, l'indirizzo di posta elettronica. Poi la password della casella e una breve descrizione del tuo account. Tocca Avanti per procedere. Seleziona il tab IMAP e nella sezione Server posta in arrivo inserisci il nome host della posta in entrata imaps.aruba.it e inserisci nel nome utente l'indirizzo di posta elettronica e la password della casella. Nella sezione Server posta in uscita inserisci il nome host della posta in uscita smtps.aruba.it. Nel nome utente ripeti l'indirizzo di posta elettronica e su password la password della casella. Tocca Avanti per continuare. Attendi qualche istante. Perfetto! La configurazione è andata a buon fine. Le informazioni sono state rilevate e tutti i parametri risultano configurati correttamente. Seleziona Salva. Ritorna alla schermata principale e accedi alle impostazioni del tuo iPhone. Vai su Mail, poi seleziona Account. Dall'elenco degli account precedentemente configurati, seleziona la casella appena creata. Tocca Impostazioni Account, seleziona SMTP e tocca smtps.aruba.it. Verifica che l'opzione Usa SSL sia abilitata, che in corrispondenza di autenticazione sia impostato password e che la porta server sia 465. In caso contrario, modificala. Tocca Fine per salvare le informazioni. Attendi il salvataggio delle nuove impostazioni. Torna indietro nella schermata Impostazioni Account. Tocca Avanzate e da Posta in entrata verifica che l'opzione Usa SSL sia abilitata, che in corrispondenza di autenticazione sia impostato password e che la porta server sia 993. In caso contrario, modificala. Torna indietro fino alla schermata Impostazioni Account e tocca Fine per completare la configurazione. Al termine della configurazione ti consiglio di verificare che siano state correttamente sottoscritte le cartelle IMAP. Per farlo, ritorna alle Impostazioni. Tocca Mail, Account. Dall'elenco degli account seleziona la casella appena creata. Poi vai su Impostazioni Account. Tocca Avanzate e da Regole casella Imposta. Casella Bozze su Drafts. Casella Posta inviata su Sent. Casella Posta eliminata su Trash. Prima di considerare terminata la configurazione dell'app Mail, esegui un test di controllo, inviando un messaggio all'indirizzo di posta al fine di verificare l'invio e la ricezione dei messaggi. Per eseguire la verifica, accedi alla webmail Aruba collegandoti all'indirizzo webmail.aruba.it. Autenticati con il nome della casella e la relativa password. Assicurati che il messaggio inviato tramite l'app Mail sia visibile nella cartella Posta inviata della webmail, in modo da confermare l'avvenuta sincronizzazione della cartella stessa.